Quando è stata presentata a Monza nel 1962, la Giulia rappresentava un concentrato di novità per la meccanica, ma soprattutto per la scocca, che per la prima volta era aerodinamica, lo slogan era disegnato dal vento, e per la prima volta era a deformazione progressiva, capace quindi di superare i crash test che sarebbero stati introdotti molti anni dopo. Ma tutte queste novità hanno richiesto uno sviluppo molto lungo e un collaudo molto complesso, spesso fatto privatamente, di nascosto, e spesso fatto su strade aperte. Il museo Alfa Romeo oggi conserva uno dei primi prototipi, chiamato affettuosamente il prototipo Jugoslavia, perché molti dei collaudi erano fatti all'estero, dove le vetture potevano essere meno fotografate che nei dintorni di Milano. Molte delle linee sono camuffate da elementi aggiuntivi, saldati o applicati in modo posticcio, ma sotto la pelle, quasi irriconoscibile, vive già la meccanica completa della Giulia. E con un pennarello sul radiatore è anche annotata la data, 1959, 3 anni prima della presentazione. Maggio del 1983, Papa Giovanni Paolo II è in visita a Milano e per i suoi spostamenti l'Alfa Romeo fornisce un'Alfa 6 blindata, di colore bianco con interni bianchi, le bandierine vaticane sul cofano e un impianto di sicurezza a livello più alto. I vetri sono antiproiettile, c'è un interfono, c'è un impianto antincendio e ovviamente anche la carrozzeria è blindata con delle lastre d'acciaio. Tutte trasformazioni che sono state fatte dalla stessa Alfa Romeo per i propri usi, ma molte altre Alfa 6, che quest'anno ha compiuto 40 anni essendo stata prodotta nel 1979, potevano essere blindate e spesso lo sono state, e molte sono le scene dei nostri telegiornali in cui Alfa 6 trasportano ministri, giudici e molte altre personalità. Per la sicurezza dei propri stabilimenti, l'Alfa Romeo ha sempre avuto un servizio antincendio interno ed in modo particolare per la pista prove di Balocco, dove lungo le piste potevano accadere incidenti di ogni tipo, venivano predisposti dei mezzi speciali. Inizialmente si era tagliata una 2000 berlina su cui era stato posto un impianto antincendio, poi si era passata all'Alfa 6, a una Giulietta, a una 75, infine a una 164. Ed è proprio una 164 Q4, con il suo V6 3 litri e 24 valvole e la integrale, che oggi è conservata al Museo Storico Alfa Romeo. Con il suo impianto di estinzione da 200 litri a schiuma e tutti gli equipaggiamenti necessari per il pronto intervento. Accanto alla 164, il Museo Alfa Romeo conserva anche un autocarro 1000 dei Vigili del Fuoco, a lungo in servizio nello stabilimento di Arese, e una motopompa provvista di lancia motorizzata con il 4 cilindri bialbero del furgone F12. Nell'immediato dopoguerra, il progetto di una piccola trazione anteriore compare diverse volte. All'inizio viene chiamato progetto V, che sta per vetturetta, poi diventerà la 103, ma addirittura i suoi progettisti la soprannomineranno affettuosamente il Pidocchio. In realtà, quando debutterà, all'inizio degli anni 60, la 103 sarà una vettura innovativa, rivoluzionaria. Trazione anteriore, motore in alluminio bialbero, cambio in linea, giunti omocinetici e un sistema per regolare elettricamente l'assetto delle sospensioni posteriori ed anche una linea di carrozzeria che anticipa quella che sarà la nuova Giulia. Conservata in museo insieme a un suo motore esterno, 4 cilindri bialbero in alluminio, la tipo 103 resterà solo un prototipo, perché poi saranno gli anni dell'accordo con Renault per la produzione della Dauphine e quando si tornerà a parlare di piccole trazioni anteriori saranno ormai le epoche dell'Alfa Sud. Tempo è risposta proprio all'ingresso del museo. La Darracq 810 HP, insieme al suo motore bicilindrico, rappresenta le origini dell'Alfa Romeo. E infatti è proprio la Darracq che apre lo stabilimento del Portello per la produzione di vetturette, con un mercato molto popolare. Vetturette che però in Italia non avranno il successo sperato e la Darracq dopo un paio d'anni andrà in liquidazione, ponendo quindi le basi per la nascita dell'Alfa. Ma la Darracq è anche l'occasione per raccontare la Milano d'inizio secolo, la Milano dell'Expo del 1906 e di tutto quel brulicare di aziende automobilistiche, meccaniche e carrozzerie che avrebbero poi definito la storia dell'Alfa Romeo.
Quando viene presentata nel 1972, l'Alfetta è un concentrato di novità, l'impostazione Transaxle e il ponte di Dion soprattutto, ma queste sono tutte novità costose, complesse, ma che non sono visibili dall'esterno, ed è per questo che l'Alfa Romeo decide di realizzare uno spaccato funzionante che possa permettere al pubblico, non solo quello degli esperti, di capire e di toccare con mano il funzionamento di questa vettura. Verrà utilizzata per la presentazione, ma verrà utilizzata anche negli anni successivi, quando la meccanica dell'Alfetta continuerà a vivere su altre automobili. Celebre sarà anche la comparsata nella pubblicità Una macchina come dico io con Niki Lauda, ma in questo caso si trattava della nuova Giulietta. Gli anni 60 sono un periodo di grande fermento tecnico e l'Alfa Romeo è uno dei protagonisti della ricerca sul motore Wankel, del pistone rotante. In archivio si conservano documenti, disegni, prove al banco, spesso fatte in collaborazione con la NSU, che era la leader in questa tecnologia, mentre in museo si conservano prototipi, componenti e anche un motore abbinato al cambio e montato per lunghi test su una berlina 1750. Alla fine non se ne farà nulla, ma sarà uno degli esperimenti più innovativi ed interessanti della casa del Bichon. Il mercato dell'automobile è ancora da venire e gli stabilimenti semidistrutti dei bombardamenti, tutti i costruttori alla fine della Seconda Guerra Mondiale si dedicano alle cosiddette produzioni alternative. Anche l'Alfa Romeo produce infissi, tapparelle, respingenti ferroviari e soprattutto avvia il progetto di una cucina. Una cucina a gas ed elettrica dotata di tutte le funzioni, temporizzatore, funzionamento automatico e prestazioni da vero Alfa Romeo, con un forno che arrivava a 350 gradi. Quella dell'Alfa però non era una semplice produzione alternativa, un palliativo, ma un vero e proprio progetto che avrebbe potuto avviare un nuovo settore. Un progetto avviato nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, quando la progettazione era decentrata ad Armeno, sul Lago d'Orta, e poi portata avanti con costanza fino al 1946-1947, quando la cucina modello 1951 è pronta per la commercializzazione. Viene scelto un distributore per l'Italia e per l'estero, e tutto è pronto, anche i prezzi sono fatti. Purtroppo, o per fortuna per l'Alfa Romeo, verrà il grande rilancio, quello della 1009, poi della Giulietta, e della cucina non si sentirà più parlare. Spinta dalle sempre più restrittive norme sulle emissioni, l'Alfa Romeo, già alla metà degli anni 60, incomincia a percorrere nuove strade per l'iniezione, per il controllo dei motori. Prima saranno le pompe meccaniche, poi delle vie di mezzo e alla fine culminerà negli anni 80, anche con la collaborazione del CNR, la tecnologia del CEM, il controllo elettronico motore, un sistema elettronico che gestiva tutte le funzioni dell'iniezione e dell'accensione e così innovativo che prevedeva anche un sistema modulare che quindi disattivava due cilindri quando non era richiesta la potenza. Verranno fatte molte sperimentazioni, verrà poi montato in maniera semplificata su alcune vetture, ma un piccolo lotto di taxi milanesi verranno equipaggiati con il sistema più complesso per sperimentare nell'uso quotidiano il suo funzionamento. Alla fine di questo progetto l'Alfa Romeo, come gli altri costruttori, preferirà per ragioni industriali optare per la fornitura da parte di fornitori terzi, ma il progetto del CEM resterà comunque una delle perle del museo, dell'archivio e dell'Alfa Romeo. L'attività sportiva per l'Alfa Romeo è sempre stato un capitolo fondamentale, a volte con la squadra corsa ufficiale, a volte con i piloti privati, ma alla fine di ogni stagione l'Alfa ha sempre premiato tutti quelli che avevano vinto, avevano portato in alto il nome dell'Alfa Romeo. A questi piloti, tra il 1963 e il 1982, non è stata consegnata una semplice coppa, ma una vera e propria scultura fatta realizzare dai più importanti artisti dell'epoca. Una vera e propria galleria d'arte, a cui l'Alfa Romeo dedicherà anche un libro, che oggi crea la storia delle corse, dell'Alfa, ma anche un piccolo pezzo di storia dell'arte contemporanea milanese. Negli Stati Uniti, all'alba degli anni 70, i taxi sono una vera potenza. Ne circolano circa 170.000 e ogni anno trasportano 2 miliardi e mezzo di passeggeri.
Per questo motivo il MoMA di New York, insieme all'associazione dei tassisti e molti altri enti per il pubblico trasporto, decidono di organizzare un concorso di idee per un nuovo taxi del futuro, che poi sarebbe culminato in una mostra organizzata nel 1976. Partecipano 5 costruttori e fuori concorso anche l'Alfa Romeo, con un concept disegnato da Giorgetto Giugiaro. È un vero e proprio capolavoro di ergonomia, di funzionalità, ci sono sedili ripiegabili, un sistema di pagamento sicuro, un abitacolo blindato, molto spazio per i passeggeri, per i bagagli, insomma tutte le caratteristiche che i tassisti richiedono per il loro lavoro in sicurezza di ogni giorno. Ma il New York Taxi, con le sue linee futuristiche, è anche in grado di anticipare molte di quelle che sarebbero stati gli elementi del design degli anni 80. Non se ne farà nulla, ma su quel piccolo prototipo basato su un furgone F12 si sono viste alcune delle soluzioni più interessanti degli anni 70. Nel 1968 una carovana di 4 Giulia Super e di 2 Alfa Romeo Matta 1900M parte per un'impresa di 27.000 km attraverso 24 paesi, guidata da Manuel Rualdi, il raid della Fratellanza della Pace, dalla Città del Vaticano a Canton. Una di queste Matta è rientrata, dopo molti anni, al Museo Alfa Romeo, ancora con le sue dotazioni. Una carrozzeria chiusa, ottenuta tagliando il padiglione di un furgone Romeo, e tutta una serie di equipaggiamenti che la rendevano una piccola officina mobile, un magazzino ricambi su ruote e anche capace di resistere a quelle sollecitazioni. C'era un sistema per riscaldare i tamburi dei freni che si potevano bloccare per il ghiaccio, ma c'era anche una piccola gru che poteva essere installata sul retro per poter smontare e rimontare addirittura il motore delle Giulia. Questa è l'ultima testimonianza, completamente realizzata in Alfa Romeo e lungo collaudata sulle rive del Ticino, di un'impresa ormai diventata leggendaria.